Adesso perché c'è la canzone. Allora, Luca, tocca a te. Tu che canzone volevi cantare? Top, beccate questo. Di dove sei? Dove sei? Ma che sarà? Che cazzo è? Dove sei questa qua? La canzone di Neffa, che tu ami, adori, giusto? Sì. Vai, cantane un pezzo, vai. Non scappare, quando mi una via di uscita, anche se c'è, sembra io amici che continuano a dirmi che non fai per me. Rispondo se non voglio più di stare perché non sei tu. Ma non ti tieni qui e dirmi dei mani. Su quando si sei poi mi parli e dici. Bravo! Bravo! Ah, perché è un nuovo modo. Sta cantando tutto l'LP, è un nuovo modo di la lirica può essere interpretata con la voce alta, col falsetto, e lui ha inventato. Bravo, nuovo... bravo Luca, che sta continuando a cantare. È perché è un romantico, romantico. Perché tu puoi fare la canzone, puoi fare il falsetto, certo. O puoi fare come fa lui. Bravo. Ora Davide invece canta un'altra canzone che è alla quale è particolarmente affezionata, che è? In blu. Che è questa qua. Ah, April 65, sei pronto? Sì. È in inglese questa, eh? Non so. Ce la fai con l'inglese? Ce l'ha da capo. Anche tu. Cioè, mi niente story. Elena te gana so che ne vuoi. Ha imparato dal fratello, secondo me, a cantare, eh? No, perché hanno la stessa scuola, c'è un insegnante di canto che... Ha in blu che... Sai che sai... Dio, la tua fratello, dai! Adesso arriva il ritornello, adesso arriva il ritornello, vai, rinforza, vai, insieme, vai. One, two, three, I'm blue, da ba di da ba da. Ce la fu. Secondo me potevamo fare Gam Gam, che secondo me era cagata. Io dico perché Davide, bravo, perché la tua era in inglese ed era sicuramente più difficile. Bravi tutti e due. Sentite, rinforzato. Siamo arrivati ai saluti, quindi potete salutare chi volete. Vai, chi comincia? Davide? Vai, Davide. Saluti i miei compagni di scuola, i miei maestri e mia mamma. È che è qua vicino a te. E la mamma è sempre la mamma. Ragazzi. La scuola si chiama? Come Pinzolo. La scuola di Pinzolo, scuola media di Pinzolo. Sì. Ok. Una ce n'è. C'è una Pinzolo. Luca, vai. Io sono te, Giovanni. Me lo ricordo, Giovanni. Giovanni. I Carisolo. Avevate il posto vicino in tribuna. Ricordo, la prima della partita. Ma secondo me non sente la radio. Ma no, figurati se sente la radio lui. In questo momento sta a curva. Sarà lì spaparanzato al sole. Che ne dici, eh? Sotto il cielo si ciocca, è tutto nebbiato. È tutto nebbiato. Allora sarà in albergo, sarà nelle tue terme, eh? Se ne è la maschera, i due massaggi. Si fa una spa. Delle spa. Va bene, allora grazie. Ah, mamma, fai salutare la mamma. Avrà qualcuno da salutare. Ha fatto da quasi da... Lei ha vinto, ha fatto quasi da spettatrice perché ha dei figli, ragazzi, che sono di una potenza eccezionale. Antonio, chi vuole salutare? Saluto tutte le mie amiche di Pinzolo, Carisolo, e la Marzia con tutto il suo staff, la parrucchiera Federica e tutti quelli che conosco. E vai, grandissimo secondo Antonio. Secondo me li conoscono in tanti. Secondo me sì. Io saluto anche Prof. Baroni. Più Baroni? È Baroni. Prof. Baroni, professore. Ah, prof. Che materia insegna? No, è... come si dice... Supregnato di sostegno. Ah, va, fantastico. Va bene, allora, grazie a Luca, grazie a Davide, grazie a Antonia che sono stati con noi oggi nel Viva Open Day. E tra poco invece arriveranno i nostri saluti. Ciao ragazzi, ciao.